Qual è stata la genesi del documentario? Come mai avete scelto di raccontare le vicende di una piccola scuola dell'entroterra calabrese? Il documentario Perché suona la campanella nasce dopo aver letto un articolo di Enrico Fierro sull'Unità, dove veniva raccontata la protesta di un sindaco di un piccolo paese nel Parco del Pollino in Calabria, dove la scuola rischiava di chiudere a causa del decreto Gelmini perché non raggiungeva un tot numero di iscritti. L'allora sindaco Giovanni Manoccio quindi decise di scrivere insieme ai bambini anche i nonni. E questa protesta poi venne ripresa anche dai piccoli, altri piccoli comuni. Io e Emiliano Sacchetti, l'autore con me del documentario, abbiamo deciso di andare giù a vedere quello che stava accadendo e di conoscere sia il sindaco sia i bambini che i nonni. Abbiamo trovato una realtà incredibile e insieme a Giovanni Manoccio abbiamo deciso di raccontarlo in un film, in un documentario. Tornati a Roma, grazie alla Wilder, alla casa di produzione, abbiamo messo insieme il progetto, abbiamo cercato un maestro che si potesse trasferire ad Acqua Formosa per mettere in piedi questa scuola perché non potevamo farlo attraverso i canali istituzionali e l'abbiamo trovato grazie attraverso alcune associazioni che si occupavano di apprendimento attivo e abbiamo trovato però dall'altra parte dell'Italia, in Piemonte, questo maestro in pensione, Angelo Bottiroli, che ha sposato questo progetto e ha deciso quindi di trasferirsi per più di 6 mesi giù in Calabria. Abbiamo quindi creato questa piccola classe con alcuni nonni, alcuni bambini, nonni che hanno imparato, reimparato a leggere, scrivere e a fare di conto, e bambini che invece hanno imparato a fare la pasta, a fare l'orto, a fare il formaggio e tante altre cose. La scuola è il soggetto di molti film e documentari. C'è qualche autore o qualche opera ai quali vi siete ispirati? Sicuramente un libro che ci è servito molto per il documentario, una grande fonte di ispirazione è stata la Grammatica e la Fantasia di Rodari, che ovviamente il maestro conosceva molto bene. E con lui stabilivamo un po' quello che era il percorso e un po' quelle che erano le lezioni e anche i compiti a casa. Visto che poi non andavamo giù, non eravamo sempre presenti con una troupe, ma andavamo giù ad Acqua Formosa una settimana al mese per riprendere quello che stava accadendo, sia all'interno della classe con il maestro, sia fuori, nelle case dei bambini e dei nonni. Tra tutti i film e documentari che si sono occupati di raccontare la scuola e l'istruzione, all'epoca ce n'era sicuramente uno che mi aveva molto colpito, che era Essere e Avere di Nicola Philibert. In questo documentario veniva raccontata l'esperienza di un maestro in una piccola comunità di montagna all'interno di questa piccola scuola e il regista si è limitato a riprendere quello che accadeva all'interno di questa scuola, di questa classe, perché poi alla fine i bambini erano talmente pochi che erano tutti riuniti in un'unica classe, e all'interno poi delle case dei bambini, quindi della vita al di fuori della scuola. Ed è un racconto molto bello, un racconto del reale, di quello che accade, ma anche molto poetico e molto suggestivo ed emozionante. Come si è sviluppato il progetto? Come avete vissuto le settimane delle riprese? La produzione del documentario è durata all'incirca un anno tra la preparazione, la produzione vera e propria e la post-produzione. E le riprese circa 6 mesi, anche se poi noi andavamo una settimana al mese per vedere, per riprendere quello che stava accadendo. Io ed Emiliano invece andavamo spesso giù a vedere come progrediva la scuola. Ma il documentario è stato reso possibile non solo grazie ai nonni e bambini, ma grazie a tutta la comunità che si è messa a nostra completa disposizione. Avevamo un paese intero, tutte le case, per noi per realizzare questo film. Quindi è grazie a loro poi se siamo riusciti a realizzare Perché suona la campanella. È stata un'esperienza incredibile e importante.
E devo dire che i bambini, sia i nonni che i bambini, si sono abituati quasi subito alla nostra presenza, alla presenza delle macchine da presa, e quindi tutto quello che noi raccontiamo all'interno del documentario è quello che è accaduto realmente. Noi non facevamo altro che decidere le situazioni, mettere i nostri protagonisti all'interno di quelle situazioni e vedere che cosa accadeva. Ovviamente tanto materiale è stato scartato, ma ci sono delle cose meravigliose che purtroppo non sono potute entrare nel film, e tante scene che sono state tagliate. Prima di cominciare le riprese del documentario, abbiamo letto diversi articoli che parlavano di apprendimento attivo, e diverse associazioni ci hanno aiutato, soprattutto nella ricerca del maestro in pensione. E una di queste finalmente ci ha messo in contatto con Angelo Bottiroli, maestro che arriva dall'altra parte dell'Italia perché lui è del Piemonte e che per più di 6 mesi si è trasferito ad Acqua Formosa perché aveva sposato il progetto e quindi voleva realizzare questa scuola tra nonni e bambini. Quindi anche una diversità, diciamo, culturale tra nord e sud, di lingua, anche perché Acqua Formosa è un piccolo paese a Brescia, e lui è stato incredibile perché si è rimesso in gioco cercando anche di imparare poi l'Arbresh e vivendo a contatto con i nonni, i bambini, con gli abitanti di Acqua Formosa. Quale effetto ha avuto questa singolare esperienza scolastica sulla comunità di Acqua Formosa? E cosa vi ha lasciato in eredità questa esperienza? Sicuramente questa esperienza è stata molto importante per i nonni e i bambini che l'hanno vissuta in prima persona, soprattutto per i nonni, perché alcuni di loro ormai vivevano da soli nelle case, erano quasi, tra virgolette, abbandonati, anche se vivevano in un piccolo paese. E questo rimettersi in gioco, questo contatto con i più piccoli, questo anche rendersi utili, li ha fatti rinascere, ha acceso in loro una nuova vita, che si vede all'interno, diciamo, del documentario, dove troviamo questi nonni che mangiano da soli o passeggiano da soli all'inizio del film, e sempre anche un po' brontoloni, un po' chiusi nel loro mondo, e che invece poi scopriamo alla fine del film più solari, più sorridenti, in compagnia spesso anche dei loro piccoli compagni di scuola, di classe. Molte scene ovviamente sono state tagliate, molte scene meravigliose non sono potute entrare nel film, però è stata per noi un'esperienza incredibile e fondamentale, perché un'intera comunità ci ha accolto e ha reso possibile la realizzazione di questo film. Non solo i nonni, i bambini e il sindaco che sono stati fondamentali, ma tutto il paese ci ha aperto le loro case, ci hanno accolto come se fossimo poi di famiglia, come se fossimo dei nipoti, dei figli, degli zii, dei cugini. Ed è quindi, al di là poi della realizzazione vera e propria del documentario, è stata un'esperienza molto bella e molto forte.